Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarli a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. In questa domenica la traduzione del Vangelo che abbiamo ascoltato mantiene fortemente il senso del greco, però ha addolcito un po' il linguaggio. Ancora di più, proviamo a immaginare che l'uditore greco ascolta una frase che più o meno suona così: chi non odia suo padre, madre, eccetera, eccetera. La traduzione rende chi ama più di, però il senso è quello, però è stato reso troppo ancora più dolce di quello che invece il brano è. Allora inizio da questa nota esegetica, perché questo brano non dobbiamo minimamente banalizzarlo e siamo invitati a comprenderlo nella pienezza. Gesù non sta facendo un banale e ridicolo ricatto psicologico, quasi come si fa con i bambini: se non mi vuoi bene, non fare questo, insomma, cose del genere. Gesù ci sta dicendo una grande verità: se vuoi essere discepolo, non puoi anteporre nulla, ma non come ricatto, come verità. Se antiponi anche un minimo di affetto, di averi, rispetto alla bellezza di abbandonarti a me, non ci riuscirai a essere discepolo. In questa verità siamo invitati a tuffarci in questa domenica e a chiederci davvero con forza: ma ci sono dei legami affettivi che mi bloccano? Ci sono dei legami sugli averi che mi bloccano? Su cosa devo lavorare? Cos'è che ancora mi imprigiona? Riguardo agli affetti, Gesù ci sta dicendo chiaramente che quelli sbagliati, quelli erronei, quelli non leciti, è chiaro, sono già nella categoria del non buono, del peccato. Gesù ci sta dicendo: verifica e guarda bene a tutti quegli affetti che giustifichiamo perché, essendo affetto, viene da Dio, ogni amore che viene da Dio è cosa buona, per cui ci porta via, giustifichiamo tanti piccoli legami che poi invece sono dei legami che sono delle catene, delle prigionie, ci vincolano a fare la volontà dell'altro e a anteporre quell'affetto all'affetto che invece il Signore viene a chiedere. E lo chiede perché è il discepolato che lo esige nella libertà di se stessi, nella libertà di tuffarsi in Lui, senza quei vincoli anche giusti e anche belli come quello dei parenti, degli amici, delle persone care, che potrebbero in qualche modo vincolarci a. In questa libertà che il Signore viene a chiederci c'è una frase lapidaria al centro di questo brano ed è quello della assumere e portare su di sé la propria croce. Anche questo versettino va spiegato bene, non è una passività, non è una passività rispetto alla storia. Mi è capitato questo marito, mi è capitato questa moglie, mi è capitato questa parrocchia e che posso farci? Me la tengo. Oppure mi è arrivata questa malattia, la accolgo passivamente. No, è in modo attivo. Come posso santificarmi in questa contesto, con queste persone che il Signore mi ha messo accanto, con questa sua volontà che si sta realizzando giorno per giorno nella mia vita e che diventa talvolta esigenza e croce come dire, corrispondere a quella compromissione che ho per Cristo.
allora al centro della nostra vita ci sia solo e soltanto Gesù. Dopo di Lui tutto il resto, anzi forse è meglio dire, dopo di Lui leggere con Lui tutti gli altri affetti, allora il rapporto con l'altro, con l'amico, con la famiglia, riletto in Cristo, il rapporto con gli averi, riletto in Cristo. Allora verrà prima la fiducia in Lui e poi l'utilizzo dei beni e la vita affettiva.